Ok, vediamo come esportare un reel foto e video direttamente dalla timeline utilizzando Instant Reel. È molto facile. Prima di tutto basta scegliere un preset, trascinarlo su una clip. Qui vedremo come realizzare un semplice frame da pubblicare subito. Perciò non c'è bisogno di fare grandi cose, basta scegliersi un fotogramma in timeline. Ok. E così l'altro lo possiamo scegliere anche direttamente qui. Ecco, questo così. Applichiamo e gioco fatto. Se voglio dare un po' di color la possiamo applicare perché è una 4K priva di color. L'importante è che la color stia sotto il reel. In questo caso ho applicato il mio Final Grading Pro LR che implementa appunto possibilità di controllare le tonalità. Facciamo un po' così. Ok, diciamo che così è bello. Non mi resta che andare a ingrandire il più possibile. Tasto R, selezionare un fotogramma, perché attualmente non c'è una possibilità di esportare in modo tagliato senza le bande nere, sfruttando questo semplice comando qui, Save Current Frame. Se faccio questo mi esporta anche le bande nere, che in realtà nel pacchetto c'è anche un droplet dove appunto trascinare e eliminare le bande nere, ma noi le facciamo direttamente da qui perché abbiamo appunto selezionato un frame e andiamo a selezionare Instant Reel Photo Cut. Ok, faccio esporta. Forse ho selezionato due fotogrammi, ma non importa, mi creerà appunto una cartella. Ecco qua. Andiamo a vedere. Instant Reel. E il gioco è fatto. Questo per quanto riguarda un fotogramma da pubblicare velocemente. Torno in Final Cut e posso disattivare e continuare a fare quello che stavo facendo prima, il mio montaggio. Ok. E se voglio esportare un reel video è consigliabile avere un adjustment layer vuoto, lo si può trascinare dove si vuole, se è possibile anche rinominarlo in modo che sappiamo che quello lì è un reel. Ok, e se non si vuole utilizzare questo, l'importante è che le clip abbiano tutte la stessa lunghezza. Qui abbiamo una clip di 11 secondi, adjustment layer. E appunto trascinare il layout che vogliamo. Stesso procedimento, ma questa volta vado a selezionare i frame tramite il drop zone direttamente nel browser. Ok, direttamente qui. Questo. E questo è di 11 secondi, perciò devo prenderle più possibile all'inizio. Questa è da 13. Questa qui è 18 e questa mi sa che dura 27 secondi. Rifaccio il primo. Chiaramente il primo frame viene caricato in modo automatico e ho fatto il mio reel velocissimo. Possiamo comunque chiaramente anche fare in e out. Tutte le clip chiaramente devono avere una durata, cioè appunto 15 secondi, devono coprire 15 secondi e vado a fare un compound di tutte queste. Vado qui e reel 3. Ok, questo è un esempio chiaramente. Il nostro reel è pronto. Seleziono il reel con il tasto R, l'importante è questo. Posso scegliere appunto Instant Reel Video Cut da 10 megabit. Se la timeline è 4K, esporterà un 4K. Se è un HD normale, esporterà un HD. Esportiamo il nostro. Con questo sistema avremo già il file tagliato, altrimenti si potrà appunto scegliere uno di questi qui e tagliarlo successivamente con un droplet che è presente nel pacchetto. Ok, andiamo a vedere il risultato. Qui c'ho subito il reel video.
funziona, è già tagliato, pronto da pubblicare. Stessa cosa il frame, eccolo qua. Perfetto. Ok, un'altra cosa, se vogliamo fare il video in verticale per la storia, è possibile farlo sempre qui presente, Instant Reel orizzontale, questo qui. Ci basterà appunto trascinarlo qui, l'adjustment layer ci viene comodo, lo tiriamo per tutta la lunghezza e il video sarà già pronto da appunto pubblicare. Ricordiamoci di portarlo sopra la color, ok? In modo che appunto la color viene applicata a tutto. E posso esportare il video sempre con Instant Reel Video Cut. Ok, all'inizio è presente un simbolo che dice ruota il cellulare, che si può comunque disattivare. Ok, o bianco o nero. Perfetto. Ho fatto questi piccoli accorgimenti. Si può procedere all'esportazione con Instant Reel Video Cut e il video sarà in questo caso in verticale, senza le bande nere.